Vai, sono tornato per valutare l'esecuzione. Allora, qua cioè io ti consiglierei di comprare gli anelli per fare quello che sono delle ipotetiche Australian. Il ROM è molto basso, c'è anche da dietro, mi sembri tanto arcato a livello proprio lombare anche. Cioè, comunque l'arco è toracico, cioè bisogna attivare le scapole nell'Australian. Anche oggi ho corretto un ragazzo che seguo, che a livello appunto di arco era indicativamente. Adesso, ragazzi, sono un po'. Non sono praticissimo di quello che sono queste cose. Era tutto spanciato, no? Cioè, se noi comunque già ci chiudiamo, non stiamo spanciatissimi, stiamo un po' più neutri a livello lombare, il ROM cambia. Cioè, se voi state tutti così, ovviamente andate a fare poco ROM, c'è cioè meno anche componente di estensione, quindi migliorate anche, cioè, migliorate meno quello che è la lacuna che volete lavorare con quelle che sono le trazioni orizzontali. Io ti consiglio piuttosto dei pulli dove puoi fare più gradi di ROM. Adesso non so quanto sono larghe quelle parallele, provare a metterti a farlo in mezzo cercando di andare in gradi di ROM più ampi. Ci dipende poi da quello che è l'obiettivo, cioè le vedo più funzionali se fatte con un ROM un po' più ampio. E anche i gomiti, vabbè, potrebbero essere un filo più stretti, sembrano anche larghi quelli. Questo è il ragazzo di prima che fa l'Australia, non lo sai per caso? Che se vedete come prima, qual è la problematica più grande? A parte che sta un po' spanciato a livello lombare, si vede. Tende ad allargare i gomiti col passare del movimento e tende a cercare di salire spanciando, non massimizzando quello che è l'attivazione negli ultimi gradi. Perché se voi vedete, no, c'è appunto lui sale e fa tanto questo. Cioè adesso mi si sta contraendo davvero la schiena, estremizzare questo aspetto. Ma se salisse stando bene neutro, cioè il ROM sarebbe molto più ampio. Cioè lui quindi così va ad accorciare tanto ROM. Pensate già se fosse un po' più chiuso, cioè il ROM sarebbe molto più ampio nel movimento. E tante persone stanno spanciate a livello toracico. Con i supporti fissi bisogna settarsi ancora meglio per fare l'Australian. Secondo me entrambi i video sono troppi sotto la sbarra. Assolutamente sì, dovrebbe andare più indietro coi piedi. Magari dovrebbe anche alzare il supporto stesso, perché se mettesse la sbarra un po' più alta, poiché appunto ne ha la possibilità nel secondo video, riuscirebbe anche a incollarsi. Contate, ragazzi, che nel corso che ho registrato, per farvi capire, per darvi uno spoiler anche grande, sugli Australian c'è una lezione che dura 25 minuti, se non mi sbaglio, 20-25 minuti solo sull'Australian, per farvi capire tutte le varie differenze di setup, questo insieme di cose. Perché, ragazzi, è anche necessario capire quello che sono questi aspetti, perché molte persone fanno fatica a parametrare l'allenamento. E questa è una delle cose che devo di più in assoluto anche a Coach Tipi, che non penso che sia più live con noi. Ma io la prima volta che mi diceva, ok, l'Australia metti l'anello altezza gomito e il bacino sotto gli anelli durante l'esecuzione, così, perché sennò le persone vanno a fare gli Australian e ogni volta le fanno a caso con delle impostazioni diverse. Io quando do delle Australian da testare o le metto nella scheda, la persona sa che l'Australian è sempre sull'intensità di riferimento con la quale abbiamo testato per fare un ragionamento di questo tipo. Comunque ci sono dei riferimenti anche per le trazioni orizzontali. O come quando si mettono gli elastici nelle skills. Non è che ogni volta elastico viene messo in una posizione diversa, ragazzi, elastico deve essere sempre nella stessa posizione. Elastico su sbarra alta, elastico su sbarra bassa, doppia loop, cioè bisogna avere dei parametri, sennò le impostazioni sono.